Allora, salve, dove siamo? Intanto dove siamo? Beh, siamo alla Capraia A Isola, Capraia. alla sorgente, alla fonte che c'è nel percorso che dal Campeggio Le Sughere va verso il ponte del Vado del Porto e poi si collega con la strada romana che porta in paese. Allora, voi siete le autrici, cioè le ideatrici, no, di questo, di questa. Stakeholders. Si chiamano Si chiamano stakeholder. Oggi si stakeholders, parla tutti in coloro che inglese. collaborano. Stakeholder, stakeholder. Che vuol dire? Coloro che contribuiscono alla realizzazione, al mantenimento di un territorio così naturalmente bello. Allora, l'idea quale sarebbe? Come si chiama questa idea qui? Questo progetto si chiama Percorso Botanico, il bello ed il buono delle piante di Capraia Isola. Ah, e è iniziato oggi, il No, 12. una storia più lontana, è iniziato lo scorso anno perché Scusa. nell'ambito delle proposte che faceva il parco dell'arcipelago toscano, al quale fa parte Capraia Isola, per la certificazione del turismo sostenibile, che è una certificazione importante europea. E quindi ogni isola, ogni paese poteva fare delle azioni che potessero promuovere questo turismo sostenibile. E siccome in quest'area verrà fatto un vivaio, è già stato finanziato, il parco realizzerà un Ecco, al vivaio, vivaio chi lo fa? il parco Il con un parco. finanziamento del Ministero dell'Agricoltura, e avevamo pensato di creare un percorso botanico, in modo che all'interno del vivaio un cittadino, un turista, potesse vedere le piante tipiche della macchia mediterranea dell'isola di Capraia nel loro stadio fenologico, così come si trovano, si gira per i sentieri. Solo che il vivaio, insomma, andrà un po' per le lunghe, allora noi, Abbiamo, sì. tenacissime, Sì, vero? sono Susanna e Roberta, Sì. abbiamo pensato di fare un percorso botanico nel sentiero esistente che collegherà il porto al vivaio, e cartellinando le piante che sono naturalmente presenti e piantumando le piante tipiche di Capraia che in questo sentiero non erano presenti. Previste. Vedo ad esempio delle piante conosciute, nepitella, rosmarino, elicriso, finocchietto, euforbia, eccetera, in vaso per ora. Sì, le abbiamo raccolte e adesso abbiamo preparato alcune aiuole lungo il sentiero e andremo oggi a piantumare così possono attecchire bene e possono completare, diciamo, questo itinerario botanico che sarà di 40 specie botaniche identificate. Ecco, ma come funziona? Cioè, chiunque lo può fare? Cioè, lo fate voi? No, chiunque lo può fare, è un percorso libero, che speriamo potrà essere, diciamo, utilizzato dalle guide, ma anche gruppi o persone che intendono venire a Capraia potranno fare inizialmente questo percorso che ha una funzione, diciamo, propedeutica e didattica. Propedeutica perché prepara al riconoscimento delle piante, che poi sono diffusissime su tutto il territorio dell'isola. E didattica perché oltre a vedere piante che vedranno negli altri percorsi, quelli un po' più lunghi, più articolati, insomma anche più difficili, potranno memorizzare il nome di queste piante, quindi associando nome, riconoscimento della pianta e avere il piacere poi su percorsi più lunghi la possibilità di individuarle. Sì, poi ci saranno anche dei simboli che indicano se queste piante sono aromatiche, se sono commestibili, se sono mellifere, insomma, e se sono utili quindi per le api. Io sono apicoltrice e quindi è un aspetto interessante. E poi l'idea iniziale era anche di corredare il cartellino con un QR code che rimandava ad una pagina in internet con tutte le caratteristiche di queste piante. Le nostre risorse, Certo. siamo imprenditrici e quindi abbiamo Una cosa tantissime cose bisogna da fare. dirla, che abbiamo fatto anche una scelta precisa, quella di non aspettare la realizzazione del vivaio per creare qualcosa che potrebbe essere già da ora, quando sarà finito, estremamente utile per chi viene e per chi verrà. Ecco, quindi se avessimo, cioè i tempi amministrativi sicuramente sono molto più lunghi di quelli che noi abbiamo deciso di Non solo spendere. anche. Non abbiamo il tempo di fare tutto quello che secondo noi è possibile fare, ma questo apre la possibilità,
ad altri di fare quello che noi non siamo arrivati a fare. Per esempio, il fatto di corredare i cartellini di QR code, preparare queste schede, fare eventualmente delle pubblicazioni, può essere un argomento di una tesi di laurea. In questa iniziativa abbiamo contattato varie persone, alcuni anche ordinari di cattedre universitarie, che sono dimostrati disponibili a venire con qualche studente a lavorare in modo da arricchire questo sentiero di cose belle, perché secondo noi è un percorso che potrà avere sicuramente un futuro. E un utilizzo che può essere sempre più migliorato. Bene, oggi è il 12 marzo del 2022, per cui auguri per questo bel progetto. Grazie. Ma ci sono anche degli operai laggiù, vedo, sì, dei volontari. Sì, dei volontari, sì. Volontari. Volontari, va bene.